Oggi non c'ho tempo per fare la zuppa, diciamo, tradizionale, tutti i pezzi che ci sono sui giornali, perché devo scappare e oggi veramente non ho tempo. Però una cosa oggi devo dirla, perché poi mi è, come possiamo dire, mi è venuto, come direi altre volte, il sangue al cervello, anche se è un modo di dire un po' assurdo. Allora, io vedo sui giornali oggi che cosa vedo. Diciamo, in questi 2 giorni ho visto Matteo Salvini che ha detto via gli immigrati e ha anche litigato un po' con la Tunisia. Poi ho visto Matteo Salvini che ha detto vogliamo la flat tax, anche se è una cosa che può servire ai ricchi, perché comunque in realtà smettiamola con questa invidia sociale e se anche i più ricchi, che poi chi sono, quelli che hanno più di 60.000 euro, quindi insomma la classe media italiana venisse tassata di meno, ci sarebbe un recupero di questo paese perché tutti produrrebbero di più, si consumerebbe di più, si investirebbe di più. Poi che cosa vedo? Di Maio, ieri che va all'Assemblea dei commercianti, cioè quelli che vengono definiti per definizione sono gli evasori, cattivi, eccetera. E Di Maio che cosa ti racconta ieri? Dice che bisogna invertire l'onere della prova in materia fiscale. Peraltro fu quello dell'onere della prova invertito, cioè che io devo difendere me stesso e non l'Agenzia delle Entrate deve trarre le prove contro di me, cioè loro possono presumere che io sia un evasore e io devo dimostrare di non essere un evasore. Alcune delle operazioni con cui venne invertita l'onere della prova fu fatta anche dal governo con Tremonti. Quindi insomma era un'operazione che è partita da lontano, ha riguardato anche un pezzettino del centrodestra ed è proseguita con altri governi. E l'inversione dell'onere della prova, come vi è del tutto chiaro, è una barbarie perché si è, a dispetto delle gaffe di Conte, vi è una presunzione di non colpevolezza, anche in materia tributaria fino a prova contraria. Quindi sei tu che devi dimostrare che io sono un evasore, non sono io che devo dimostrare di non aver evaso. Va bene, tutta questa pippardella, a ciò ci aggiungo il ministro della giustizia, che oggi sui giornali viene definito nelle sue prime mosse poi non così giustizialista come si immaginava, ma io non voglio dare un giudizio su questo governo di cui mi importa poco, ma voglio dire che in materia fiscale tra Salvini e Di Maio in 2 giorni hanno fottuto i temi tipici del centrodestra, tipici, anche perché Salvini fino a prova contraria del centrodestra faceva parte, io non credo più che esista il centrodestra, ma comunque perché faccio questa zuppa light? Perché poi vado a pagina 7 o a pagina 8 del Corriere della Sera e prendo un colonnino che si chiama La Lettera. La lettera sapete da chi è fatta? Dal vicepresidente della Camera, dalla donna di punta di Forza Italia, Carfagna, Mara Carfagna. Mara Carfagna deve essere una persona molto brava, molto intelligente, e Berlusconi ci tiene molto a lei. E che cosa scrive in questo panorama in cui questi qui, che sono i suoi avversari politici, le stanno rubando l'acqua sotto i piedi? Fa una lettera di 20 righe, perché ovviamente era talmente inutile che gliel'hanno messa a pagina 20, in questa regola dice: caro Conte, se non metti almeno metà delle donne nelle prossime nomine, sbagli. Caro Conte, hai sbagliato a cancellare il Ministero delle Pari Opportunità. Allora io dico, secondo voi l'opposizione di destra, l'opposizione di Forza Italia a questo governo viene fatta sul numero delle donne che deve avere al governo o viene fatta su contenuti ricercando di ritrovare il suo DNA? Ma siamo impazziti! E come trovare? Lo dico, ci sta questa critica, figurati al governo. È come se mi trovo domani Brunetta oppure Romani che criticano questo governo perché sono spietati con gli immigrati, oppure mi trovo, come è successo, la Brambilla che mi critica questo governo perché Fontana ha fatto delle dichiarazioni contro le famiglie arcobaleno. Cioè, va tutto bene, ma voi vi rendete conto che se noi abbiamo Brambilla, Brunetta Carfagna, cioè il nucleo duro di Forza Italia che fa le lettere sul numero di donne che devono essere presenti al governo, cioè pura Cirinnà, pura retorica di sinistra, pura Repubblica, pura Michela Marzano, questi di Forza Italia, ma perché qualcuno li dovrebbe votare? No, me lo chiedo, l'opposizione è un'arte, bisogna saperla fare, immagino, è un'arte anche semplice, perché è più facile criticare che fare, perché poi voglio vedere Di Maio e Salvini che fanno veramente la flat tax e riescono davvero a invertire l'onere della prova, ma mi posso leggere io
che la rappresentante più importante delle donne del partito di Berlusconi, oggi che critica fa al governo Conte che ci sono poche donne e che deve nominare più donne all'interno degli enti pubblici nelle prossime settimane. Io mi sarei aspettato, sai che cosa, Mara Carfagna? Mi sarei aspettato una posizione liberale, e cioè la posizione liberale è che meritano le persone che sono nominate negli enti pubblici. E seconda cosa, forse questi enti pubblici sono troppi. Un liberale potrebbe dire privatizziamoli, vendiamoli, perché dobbiamo fare ancora 8.000 nomine nelle municipalizzate. Questa forse è una posizione di critica, dico io, da liberale al governo Conte. Non occuparsi delle donne! Mettiti in fila! C'è già una... Guarda, sono tanti quelli che dicono questa cosa. Vai dal governo Sanchez, oggi celebrato da tutti quanti i giornali, quello socialista spagnolo che ha più donne che uomini. Secondo voi un governo funziona bene necessariamente perché ha più donne che uomini? Beh, se la pensate così, non la pensiamo nella stessa maniera. Zuppa light, light oggi perché devo veramente scappare. Sono già in ritardo. Ciao!